Gran Premio di Turchia. Cerchiamo di analizzare assieme i due temi caldi del giorno dopo, ovvero Leclerc, hanno fatto bene a richiamarlo così tardi, hanno fatto bene a giocarsi la vittoria, a fare quella scommessa lì. E poi ancora Hamilton avrebbe concluso la gara con il treno di gomme con le quali, con le intermedie, con il treno con il quale è partito, così proprio come è riuscito a fare Ocon. O sarebbe stato meglio montare le slick rosse e tentare il colpaccio? Analizziamolo insieme. Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo video sul nostro canale. Prima di andare avanti, vorrei ringraziare tutti quelli che sulla nostra pagina Instagram e su Facebook hanno partecipato ai vari sondaggi sul Gran Premio che abbiamo indetto e dei quali parleremo. E poi ancora volevo invitarvi a iscrivervi al nostro canale e a seguirci su Instagram e Facebook. E allora partiamo con i temi caldi di questo Gran Premio. Abbiamo visto una gara veramente spettacolare, soprattutto per quel che riguarda le posizioni retrostanti, ovvero dal secondo posto in giù, o meglio dal terzo in giù, perché la prima posizione di Bottas e la seconda di Verstappen non sono mai state messe in dubbio. Però poi dietro è stato tutto un Gran Premio molto molto movimentato, grazie anche alla rimonta di due piloti, Sainz e Hamilton, e poi ancora alla gara bagnata, gara spettacolare, gara fortunata. Tutte le volte che quest'anno c'è stata la pista bagnata, ci siamo veramente divertiti assistendo a dei Gran Premi, tranne in un'occasione a Spa, e a dei Gran Premi davvero molto molto avvincenti. Allora, guardo sempre io, un occhio va lì al mio quaderno degli appunti. Un 10 lo diamo indubbiamente a Bottas, ha fatto bene il suo lavoro, è arrivato alla decima vittoria, anche un record non troppo carino, ovvero il pilota ad aver fatto più pole position senza aver mai vinto il titolo. Sono in due, lui e René Arnoux, che è stato anche pilota della Ferrari. Però i quesiti della gara, le domande, gli articoli che si leggono ricorrenti sono due. Uno, sulla strategia Ferrari. Abbiamo visto finalmente una Ferrari competitiva, molto competitiva, grazie alla parte ibrida del motore che è nuova e che è stata cambiata al Gran Premio scorso sulla macchina di Leclerc e a questo sulla vettura di Sainz. E difatti i due piloti della Ferrari sono andati veramente molto molto forte, con Sainz che ha fatto una rimonta bestiale e con Leclerc che si è giocato addirittura la vittoria. Hanno fatto bene i box a tenerlo così tanto fuori e per cercare di resistere agli attacchi di Bottas prima, Verstappen dopo. Beh, secondo me era dura scegliere. Si trattava tra andare lì e decidere per un podio sicuro, avrebbe finito probabilmente terzo se l'avessero chiamato prima, oppure giocarsi il colpaccio, tentare la vittoria. I box non avevano in realtà tutti i dati per poter decidere se far rientrare o meno, se Leclerc avrebbe potuto resistere alla rimonta di Bottas per il primo posto. Alla fine Ocon è crollato a due giri dal termine, tre al massimo. Quindi, secondo me, sì, hanno fatto bene a tentare il colpaccio. Del resto, un terzo posto, un quarto, poco cambia ai fini della classifica. Però la vittoria avrebbe dato un gusto diverso a tutto l'anno. Quindi sì, secondo me Binotto e compagni hanno fatto bene
a tenere fuori Leclerc e provare a vincere un Gran Premio dove la macchina è stata davvero, davvero molto, molto competitiva. L'abbiamo visto con Sainz che ha fatto una rimonta pazzesca, il giro più veloce, e si è aggiudicato il titolo di pilota del giorno, Drive of the Day. Con merito, secondo me, perché è stato molto molto consistente e mi è piaciuto soprattutto nei sorpassi. Ha fatto davvero dei sorpassi da manuale e spesso è stato criticato lui per questa sua eventuale mancata qualità. Invece questa volta devo dire che è stato notevole, notevole in tutti i duelli, non ne ha perso neanche uno. Bravo, bravo, bravo. Poi ancora, l'altro tema caldo di giornata è quello di Hamilton, ovvero avrebbe dovuto rimanere fuori e cercare di arrivare almeno terzo, oppure richiamandolo ai box avrebbe dovuto montare le gomme rosse. Noi abbiamo indetto un sondaggio sulla nostra pagina Instagram e la maggior parte delle persone che ci seguono hanno detto che hanno fatto bene a farlo rientrare, che non ci si gioca un mondiale così e che avrebbero finito sulle tele o contro il muro. E vedendo la corsa di Ocon, probabilmente è vero, quindi quinto posto per quinto posto, perché alla fine se perdeva tutti quei secondi Perez e Leclerc l'avrebbero ripassato facilmente, hanno fatto bene a richiamarlo. Però io una porta aperta alle rosse l'avrei tenuta, perché se Hamilton avesse montato le gomme rosse, avrebbe probabilmente riacciuffato il podio. E forse anche qualcosina di più. Ebbene, quali erano i dati che avevano al muretto? Il drop, ovvero il tempo che i piloti in pista dovevano fare con le intermedie per poter passare alle slick con successo, era quello di 1:32-1:31. E in quel momento Sainz aveva fatto da poco 1:31 con le gomme abbastanza usurate, quindi che erano tornate ad essere delle quasi slick, quindi probabilmente questo rischio avrebbe pagato. Ai box Mercedes, ancora una volta, quest'anno sono stati poco audaci, così come lo sono stati ad esempio in Ungheria, quando non hanno richiamato il pilota inglese ai box a cambiare gomme, come lo hanno fatto tutti, e lo hanno lasciato lì solo in griglia. Quindi, secondo me, qualcosina devono recriminare i box Mercedes quest'anno perché stanno dimostrando sotto pressione di commettere qualche errore di troppo e di non giocare mai d'azzardo come hanno fatto in passato, quando evidentemente una situazione di assoluto dominio glielo permetteva con più facilità. Detto questo, alla fine, secondo me, Hamilton in questa gara ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere. Ora la differenza in classifica tra lui e Verstappen è di 6 punti e io ritorno a mettere il dito sulla piaga, 5 di questi 6 arrivano dall'esito del Gran Premio di Spa, che spero non sia decisivo nell'assegnazione del titolo quest'anno, perché sarebbe veramente, veramente molto brutto. Detto questo, andiamo a come dire, aprire due rubriche. La prima, vi ricordate, ogni volta in puntata dicevamo qual è l'MVP di giornata, chi sono gli MVP di giornata secondo noi e anche secondo voi, perché ve lo abbiamo chiesto. Ebbene, questa volta vi diremo chi sono gli MVP di giornata, sono tre al solito, anzi, facciamone quattro, dai, perché anche chi ha vinto merita di esserlo. Perché ha fatto una gara perfetta, Bottas, però non nomineremo più questo momento MVP di giornata, ma bensì e diventa il momento Marc Gené, ovvero wow, non ho mai visto una cosa così. Ebbene, il pilota spagnolo è diventato famosissimo per questa sua frase: wow, Carlo, non avevo mai visto una cosa così. Ebbene, i piloti non avevo mai visto una cosa così sono quattro. Bottas, perché ha vinto, ha fatto tutto perfetto, però su tutti i due ferraristi, ovvero Leclerc e Sainz, il primo autore di una gara così non ha mai lasciato un solo decimo in pista, se non per quell'errore ripetuto due volte, il dritto in curva 1
dovuto al fatto che lui sfrutta tutta la pista, ma lo fa anche col bagnato. E quando vai a mettere la ruota anteriore sul cordolo, vai a toccare il freno, lei ha perso aderenza, o si è raffreddata un po', o si è sporcata, e quindi finisci lungo. Gli è successo solo 2 volte in tutto il Gran Premio, però a noi piace così. Charles, ci prova sempre, deve fare questo, e questo è il pilota che vogliamo in Ferrari, e questo è quello che vogliamo per una Ferrari che probabilmente nel 2022 si giocherà il titolo, e che forse qualche cartuccia per la vittoria se la sparerà ancora quest'anno. Messico potrebbe essere una pista pro Ferrari, soprattutto con questo motore rinvigorito. E poi Carlos Sainz, come non votare il pilota spagnolo? Forse il miglior Carlos Sainz di sempre, il miglior, wow, non avevo mai visto una cosa così. Veramente molto molto consistente, il giro più veloce se lo merita tutto, e anche il titolo di Drive of the Day. E poi mi è piaciuto tanto pure Esteban Ocon. Dal 1997 non si vedeva un pilota finire una gara senza cambiare gomma ai box, anche perché è imposto dal regolamento. Quindi bravo Esteban, è riuscito a tenere a punti l'Alpine. Infine, sempre per parlare di Formula 1, volevo mettere sotto i riflettori un problema che secondo me c'è. Ovvero, è giusto, abbiamo fatto un sondaggio per questo, è giusto che i piloti vedano vanificata la pole se hanno una penalità da scontare per sostituzione, cambio, parte ibrida, motore e così via. Beh, secondo noi e anche secondo tutti quelli che hanno risposto, eccetto uno, no, non è giusto. Io voglio anche dare la giustificazione di questo uno che ha detto no. Perché ha detto se lui o chi ottiene la pole viene penalizzato perché ha qualcosa in più o qualcosa di più fresco, è giusto che a lui la pole non venga assegnata. Però non è proprio così, perché in realtà anche se cambi un motore perché a fine chilometraggio oppure sostituisci una parte meccanica che hai danneggiato durante un incidente in PL3, per esempio. Cavolo, la miglior prestazione secondo me deve rimanere, per quel che riguarda le statistiche, quindi la pole position, al pilota che la conquista sul campo, non a quello che magari ha fatto secondo e si presenta primo perché il primo ha avuto una penalità da scontare per una sostituzione X. Quindi, a mio avviso, questa regola dovrebbe essere cambiata perché devi dare la pole al pilota che l'ha ottenuta. Se il pilota viene penalizzato perché magari ha commesso una scorrettezza è un conto, ma se viene penalizzato per una sostituzione di una parte meccanica, ebbene no, allora devi dare la pole position a chi l'ha conquistata sul campo. E qui mi sento di criticare Lewis Hamilton, perché secondo me sì, magari un po' scherzava, però non è stato elegantissimo, non nell'abbigliamento, quello ognuno si veste come vuole. Lui ha quel tipo di moda che alcuni apprezzano, per carità, non critichiamolo, ognuno si veste come vuole. Però trovo sbagliato infatti chi lo critica. Però mi è parso poco elegante per ciò che ha scritto sul ruotino che ha regalato poi a Bottas, che comunque una mano in questi anni ogni tanto gliel'ha data. È anche vero che quando c'è da aiutare il pilota inglese, beh, di Spagna di quest'anno, lui non gli ha reso mai il sorpasso facilissimo, come magari fa Perez con Verstappen, però io non avrei scritto quella frase se fossi stato in lui. Bene, chiudiamo la pagina dedicata alla Formula 1 e parliamo dei nostri super talent. Si sono decisi da poco, sia quello in pista che quello al simulatore. Vediamo chi l'ha vinto. Il nostro talent in pista, il nostro super talent in pista è stato vinto da un grandissimo Luca Pennacchia. Pensate, viene da Maranello,
direttamente da casa Ferrari ed è venuto fin qui a Centuri, per paesino che vi invito sempre a visitare, che trovate su in alto. Ah, è sempre difficile farlo col dito. Vedete, ha questa forma così particolare di stella a 5 punte, e che è venuto fin qui a giocarsi la sua carriera di pilota. Ha vinto, pensate, un'intera stagione. Bravissimi, ma bravissimo lui, bravissimi anche quelli che hanno completato il podio con lui e che saranno qui in stagione, ovvero Ivano Saracino, pugliese, e Carlo Abate, toscano. Però ragazzi, anche tutti gli altri sono pazzeschi. Stefano Scarpato, che parteciperà, o piuttosto Francesco Gianni, Stefano Costantini, Samuele Sorelli, tutti i finalisti, tutti, non voglio, Giuseppe Girolami, o piuttosto Cristian Nicastro, Simone Galgano, Luca Valeriani, un po' tutti, io mi scuso se ne sto... Calogero Carciofo, fortissimo, fortissimo anche lui, mi scuso se ne dimentico qualcuno, tutti hanno fatto un talent pazzesco, alla fine chi ha vinto l'ha fatto per un solo punto, pensate un po', e i distacchi sono molto molto ridotti, quindi bravi a questi piloti. E infine un bravo, ma anche, anzi, un super bravo in questo caso, perché il nostro vincitore del talent al simulatore, qui c'ho la classifica perché hanno fatto l'ultima gara, è stato incredibile, è stato incredibile, ci ha creduto fino all'ultimo, ci è riuscito. Vi leggo i top 10, ovvero al decimo posto dell'ultima gara si è classificato Alessandro Todaro, poi Leonardo Bressan, Gaetano Riela, Davide De Luca. Un super applauso al sesto, Antonio Condorelli, miglior prestazione in gara. Poi ancora Francesco Calabrese, Vito Pignalosa. E i primi tre sono stavolta... Ok, il terzo classificato, il pilota della Basilicata, Cristian Sarli. Rullo di tamburi, vi dico il primo, perché il primo ha vinto anche il campionato. Vince l'edizione di quest'anno del Super Talent al simulatore, rullo di tamburi in sottofondo, Rocco Coviello, pilota della Basilicata anche lui, che all'ultimo ha piegato Mirko Merlo. E difatti il secondo classificato è Alfio Spoto in gara, e il primo è Rocco Coviello, che con questa vittoria va ad aggiudicarsi un tiratissimo titolo e va a prendersi la prima posizione in maniera anche inaspettata all'ultima gara. Sì, perché praticamente molti piloti in quest'ultima prova non sono riusciti a finire la gara, perché la pista era lunghissima, 25 km Nürburgring Endurance, e facevano sempre un errore, ed è stato anche il caso di Mirko Merlo, che alla fine si è piegato a un grandissimo Rocco Coviello, che ci ha creduto fino all'ultimo, ha avuto questo merito, bravo. E in campionato i primi tre sono appunto Rocco Coviello, Mirko Merlo e Alfio Spoto. Quindi chiudiamo così, con un applauso a questo pilota che all'ultimo ha strappato la prima posizione, a un fortissimo Mirko Merlo, è un sim racer conosciutissimo a livello nazionale. Quindi veramente bella questa gara qui. I due talent mi hanno entusiasmato tantissimo, anche quello in pista ha visto i piloti giocarsi la posizione sul filo dei centesimi di secondo. Che bello, è questo che voglio dallo sport, e sono contento, grazie alla selezione nazionale piloti, di poter realizzare i sogni di questi piloti, che finalmente potranno indossare tuta e casco, scendere in pista e disputare un'intera stagione. Bravi, bravi, bravi. Bene, da Nicola Castiglione è tutto anche per questa puntata. Ancora una volta abbiamo tirato sopra i 15 minuti, siamo ben a 19. Ci vediamo alla prossima, prossimo Gran Premio. Seguiteci, mi raccomando, Instagram, Facebook e YouTube qui nel canale. Iscrivetevi. Ciao, alla prossima.